Ciao, come stai? Allora, oggi è un argomento che non vedo l'ora di presentarti e che spero di presentarlo bene perché per me è importante. E ci sto riflettendo proprio in questi giorni perché sto facendo un esercizio di riordino dell'inconscio, come lo chiamo io. Hai presente l'iceberg, che è tutta la parte grande che c'è sotto, che si dice sempre che è inconscia, nel senso che non puoi esserne cosciente. Allora, io forse ho trovato un metodo invece di come poter esserne, no, non forse, sì, poter vedere cosa c'è dentro, bypassando un po' il controllo che c'è all'entrata, che non fa entrare la nostra mente, soprattutto, ecco. E quindi c'è questo inconscio che in realtà emerge tutto il tempo perché ci influenza tutto il tempo. L'inconscio è tutta una serie di programmi, di idee, di concetti che ci influenzano la nostra realtà. Significa che quando io conosco un uomo, quell'ansia che mi prende, che mi fa dire le cose sbagliate, che mi fa assumere una postura sbagliata, sai, tipo scusami che esisto con le spalle, no? Invece di essere. Di avere una postura eretta, di essere sempre in controllo, tranquilla, e anche quando, per esempio, succede qualcosa che non ti aspetti, di mantenere la tua centratura. Ecco, questo non si può se nell'inconscio non sono registrati degli automatismi di centratura, ovviamente dei pensieri che tu sei una persona, equilibrata, centrata, che vai bene, e questo non è perché non lo sei. Perché tu potresti anche lavorare tanto su questa cosa, fare esercizi, fare anche ripetizioni di concetti, fare anche lo yoga, e quindi fare attenzione a come tratti le persone, a quello che dici, come parli, alla diplomazia, puoi fare tutte queste cose, però poi nel momento di crisi o imprevisti o forti, quello che esce è l'automatismo. E l'automatismo non è niente, se non le informazioni che sono registrate nell'inconscio, che quindi tac, prendi quello. Allora si può cambiare queste informazioni. Io ho cominciato a pregare l'universo di farmi trovare una risposta su questa cosa quando ho capito che mi innamoro di persone pericolose. L'innamoramento viene fuori dall'inconscio, non ti innamori coscientemente, consapevolmente, nel senso che tu dici. Non ti innamori in un modo razionale con la punta dell'iceberg, non è che tu dici va bene, mi va bene un uomo che sia intelligente, mi va bene un uomo che sia sportivo e quindi guarda c'è quello là, allora lo scelgo e tac mi innamoro. Non è così. L'innamoramento è quando tu vedi una persona e sei felice quando lo vedi. A me è successo così, non mi succedeva mai, non mi interessava mai nessuno, poi quando ho visto lui. Mi sono innamorata, ero felice dentro, ero. Sì, e ho capito che nell'inconscio probabilmente dovevo avere delle informazioni che l'inconscio poi legge anche tutto quello che noi con la parte conscia, a meno che non studiamo il linguaggio del corpo. Non legge, e quindi io quella volta mi interessavo già al linguaggio del corpo, dopo ho cominciato a studiarlo molto più approfonditamente per capire anche cosa leggo tra le righe quando vedo una persona. Adesso posso leggere tra le righe, a causa leggendo non solo il suo comportamento, i suoi gesti, ma anche proprio la forma del viso, la forma del corpo, appunto la postura, dove compaiono le rughe, in che modo, ecco, quindi proprio un'analisi, quello aiuta. Però il nostro inconscio coglie proprio tantissime cose, più di quelle che riusciamo a cogliere consapevolmente. E allora quella volta ho pensato, sicuramente il mio inconscio, quando vede una persona, ci sono quelle micro segnali che riconosce che assomigliano a quello che per me era la famiglia, che però di base, adesso per dirla in modo per non perdere tempo, ma dirla in modo veloce, era violenza. Quindi io riconosco la violenza e praticamente mi innamoro di quella persona, mi innamoravo. Adesso, grazie a questa tecnica di cambio dell'inconscio, appunto, ci sono degli esercizi, adesso smetto di parlare di questo perché è una intro, ma per dirti che è importante questa cosa, che noi possiamo cambiare le informazioni che abbiamo nell'inconscio. E io, grazie a questo esercizio, praticamente ho capito molto più in profondità qualcosa che in realtà so da tempo, anche perché io chiamo le codipendenti o i codipendenti le persone che amano tanto gli altri e poco se stessi. O addirittura le persone che amano tanto le persone sbagliate perché amano poco se stesso. Per esempio, la donna che ama troppo l'uomo sbagliato perché ama troppo poco se stessa.
E questo appunto è un condizionamento, secondo me, fuori dall'inconscio di quando siamo piccole. Allora, io ho come, facendo questo esercizio in questi giorni, ho come capito che questo succede a causa dell'ipnosi, che tutto quello che fanno gli altri è molto importante e tutto quello che faccio io non è importante. Allora, diciamo che questo non è tanto una scoperta perché ne parlo, parlo spesso anche di questa cosa qua, dicendo che l'altro è importante e tu non sei importante. Di conseguenza, le cose che fa l'altro sono importanti, le cose che faccio io. Di questo non ho proprio riflettuto molto. Di solito si pensa che le cose che dice l'altro sono importanti, le cose che invece dico e penso io non sono importanti. Questo invece di oggi è più sulle cose che uno fa, quindi le cose che fa lui, per esempio, sono più importanti delle cose che faccio io. Io, per esempio, mi invento, parlano di dieta del canale Mindfulness, di come creare una dieta logica. Creo un sistema per come seguire e monitorare la dieta, una dieta logica, quindi come rieducarsi a mangiare in un modo logico per il nostro corpo, non in un modo che è stato influenzato dalla società o da chissà che tipi di pubblicità anche, no, per i prodotti, eccetera. Per esempio, quello schema che io posso disegnare, no, non è importante, no? È visto come un gioco, è visto come una sciocchezza. Per esempio, io un anno fa, 2 anni fa, avrei pensato così, avrei disegnato quello schema per me, l'avrei usato nei momenti liberi, nel senso quando avrei avuto poche richieste da fuori, perché se il mio tempo, quella volta, finché il mio tempo era occupato dalle richieste degli altri, fine, non avevo tempo per me. Invece adesso la novità è che quando scelgo di fare un esercizio importante per me, io me lo metto in agenda, io la mia agenda contiene anche me adesso. E allora mi è venuto in mente perché succede che tu o io abbiamo dei progetti molto importanti per noi, però rimangono come nascosti, rimangono come. Io parlo con tante donne e tante ragazze e certe mi stupiscono per i progetti che hanno e che non sono solo fantasie, perché hanno già provato a farlo. Si sono già mobilitate in qualche modo, hanno già costruito quella cosa, oppure hanno già aperto quel marketing, oppure hanno già creato quegli oggetti, oppure sono delle artiste, le chiamo io, anche se le loro stesse non si chiamano, non si autodefiniscono artiste, sono delle artiste perché fanno arte, però sai, sì, ho creato quella cosa, sì, me l'hanno anche comprata, sì. Ma come? Quindi significa che è una cosa che vale, è un tuo talento? Sì, mi piace, lo faccio con facilità, non vedo l'ora tra l'altro da mettermi lì a fare, quando faccio quello il tempo vola, non so neanche quanto tempo passa perché sono come in un'altra dimensione. Quindi, bambina, lo devi fare, è un tuo talento. Ecco, invece non si fanno queste cose, me le raccontano come se fosse, so, il film che hanno visto ieri al cinema. Ah sì, ho visto quel film. Ah sì, faccio queste cose, no? Sì, disegno questi quadri, oppure si sono inventate qualcosa. Quindi persone veramente speciali che poi mettono da parte queste cose, questi talenti, queste attività, queste arti, le mettono da parte perché non hanno tempo, perché nella vita ci sono altre priorità, ci sono i figli, c'è il lavoro con cui guadagnano. C'è appunto da cucinare un pasto, ma fin qui va bene. Ma dopo c'è anche lui, c'è anche un partner o un ex partner per il quale perdono tempo solo a pensarlo, oppure c'è un uomo nuovo conosciuto che per esempio propone di andare a cena, alla ragazza non interessa tantissimo andare a cena, ma quello diventa la priorità perché c'è un uomo, anche un uomo bello, è un uomo sicuro di sé, è un uomo forse importante, che la sta invitando a cena e quindi quello è un evento importante perché tutto quello che fa lui, tutto quello che fa lui che è fuori è più importante, e qui sta l'ipnosi che c'è stata fatta da qualche parte, tutto quello che propone lui sicuramente ha valore. Dall'altra parte, se io invece voglio
disegnare un quadro, boh, lo posso fare anche domani, oppure se io sto preparando uno schema, oppure se io voglio seguire uno schema che mi sono preparata e me lo sono preparata perché per me era importante, cioè, ho studiato, ho capito, ho disegnato, mi sono chiarita le idee, quello è diventato uno schema e adesso perché non lo seguo se quello schema prevede, per esempio, dico così una cosa a caso, di andare a dormire presto. E l'uomo ci invita a una festa che finisce tardi. Perché l'uomo deve avere la priorità sul mio schema? Questo succede solo quando le sue cose hanno più valore delle mie. Se a me quella festa non interessa molto, però mi interessa relazionarmi con lui, gli posso anche proporre, guarda, in realtà ho delle mie cose da fare perché non c'è bisogno di dire agli sconosciuti che hai uno schema e che vuoi andare a dormire presto la sera. E puoi dire guarda, ho delle mie cose importanti che devo portare a compimento, che ne so, e gli dici non so se ti va, forse dopodomani c'è quell'altra cosa alle 2 di pomeriggio di andarci insieme. E se lui vuole vederti ancora, probabilmente dirà di sì. Questo è solo un esempio. Mi è sembrato molto importante, io ho riconosciuto questa cosa nella mia vita, che delle mie cose, per esempio scrivere degli articoli, ma già scrivere degli articoli se c'è qualcuno che te li ordina, c'è sempre qualcun altro, però mettermi a scrivere qualcosa che secondo me era molto importante, non qualcosa che pensavo, sì, questo potrebbe essere interessante, ma qualcosa proprio per cui sentivo quasi l'urgenza e non trovava mai posto nelle mie giornate, però invece qualcun altro trovava posto, sì, qualcun altro, anche per esempio dopo una lezione, la lezione finisce alle 7 e c'è qualcuno che si ferma a chiederti informazioni, a parlarti di sé e ti invita a bere qualcosa perché vuole sapere altre cose su di te, se ti può intervistare e va tutto bene, però sono sempre gli altri. E se quell'incontro ti prende un'ora più di quello che pensavi, in realtà se qualcuno vuole collaborare con te, eccetera, puoi anche dargli il biglietto da visita e dire guarda domani alle 5 chiamami perché ecco per esempio queste cose invece con una sensazione che l'altro è molto importante, wow questa giornalista sicuramente è importante, vuole intervistare me, che piacere questa cosa no? Che mi sento importante, anche mi sento importante perché lei sta validando il mio lavoro, ecco, allora non c'è mai una parità, diciamo, in questa cosa. Allora, questa cosa mi ha ricordato perché io dopo mi sono ricordata per ricordarmi questo pensiero, mi sono disegnata una specie di disegnetto che adesso vediamo. Se. E mi ha ricordato questa, non so se ti ricordi, tempo fa in un video abbiamo detto che il problema della ragazza codipendente che valida tanto gli altri e che praticamente entra nella sua bolla, chiamiamola, no? Nella bolla invece della persona intrappolata nel suo ego molto forte, che è qua, che ha dei confini, quella volta si parlava dei confini molto forti, e tu, se validi tanto lui, come adesso per l'esempio della cena o del cinema o come possiamo dire, della chiacchierata con la giornalista, che poi non c'era bisogno di chiacchierare un'ora e mezza, perché se tu devi andare, lei ti può chiedere se ti può intervistare in 5 minuti e poi tu un'ora non c'è bisogno che dedichi a lei per ascoltare che tipo di giornale, che sua l'esperienza, tutte le cose, o per raccontarle le cose tue che effettivamente le racconterai nell'intervista, ecco, per fare un esempio. E questo succede perché ci sono pochi confini, perché la donna che ama tanto gli altri non ha idea del suo valore, di cos'è il suo mondo, di cosa sono i suoi confini. Per esempio, se tu vuoi disegnare un quadro, se tu hai il talento della pittura, puoi prenderti del tempo per stare nel tuo laboratorio, allora quello sarebbe un confine, perché qualcuno
ti dice: perché non esci con noi a cena stasera? E tu dici: guarda, in realtà preferisco fare questo, perché le tue cose per te sono importanti, dai valore. Come se tu sentissi parlare di qualcun altro, di un'altra ragazza che è un'artista, e tu sai che lei alla sera non è uscita a cena perché è andata nel suo laboratorio, si è messa su una musica di sottofondo e lì in pace ha fatto le sue ceramiche. Probabilmente tu adoreresti questa scena e tu penseresti di lei che, a parte fortunata, che comunque è una donna arrivata, che è un'artista, che lei così è. Sono delle scene, dei pensieri a cui fa bene pensare, e fa bene pensare a quei pensieri perché sono sani. E allora lì ci sarebbe questo confine: io so chi sono, sono un artista e so che questa sera per me mi piacerebbe anche andare a cena, però le mie ceramiche sono molto più importanti stasera. E qui sotto invece c'era, come esempio, una persona con una donna col confine, uomo col confine, e questa è praticamente una terza realtà che si va a creare quando i due si incontrano. E quando invece, non si incont quando invece finisce il tempo in cui stanno insieme, lei torna nella sua realtà arricchita di questo stare insieme, diventa una persona più ricca, ovviamente, e anche lui arricchito di questa interazione è più felice, più ricco. E però a tutta questa esperienza lui si va a occupare di questo. Tra l'altro, proprio un po' di tempo fa ho visto sull'autobus c'era una coppia di ragazzi giovani, erano dolcissimi perché si stavano baciando tutto il tempo. Io sono salita, loro in realtà la ragazza è scesa 3 fermate dopo, quindi subito dopo, però loro si baciavano in modo tenerissimo. Io cercavo di non guardarli, però è impossibile, anche perché io credo nella visualizzazione, e se guardi qualcosa che ti piace, poi ti succede. E cercavo anche di capire perché, ok, adesso non apriamo un'altra parentesi, ma cercavo di capire come si sentivano, per riuscire a riprodurre questa cosa, no? Perché mi piaceva vedere quando erano in realtà, io non lo sapevo che lei scenderà, erano in realtà dei baci di saluto, si stavano salutando. Quando lei si è avvicinata alla porta per scendere, quando la porta si è aperta, lei è scesa, non si è mai più girata, lui non la stava più guardando perché ha preso fuori il cellulare probabilmente per controllare i messaggi, e ognuno di loro due era già nel suo mondo, no? Erano già uno nel suo, ops, e l'altra nel. Erano già qua e quindi si stavano occupando già di se stessi, il che è perfettamente normale. Bene, oddio, aiuto. Un po', eccoci. Allora, ah sì, ho detto che disegnerò invece questo. Scusami. Eccoci, allora, quello che invece. Il modo invece in cui me lo sono presentata questa volta, per capire come ricordarmelo e che mi aiuta tantissimo, è praticamente, anzi disegnerò a sinistra il modo in cui non va, a destra è il modo invece in cui bisogna stare. Disegno prima a destra perché lo sappiamo già come. Allora, praticamente qui c'è l'uomo, che in questo caso sarà probabilmente un alieno, no? Se stiamo parlando di una donna codipendente. Allora qui c'è lui con le idee super chiare, no? Lui ha le idee super chiare. E la tua ipnosi, se sei una donna che vale da tanto gli altri e poco se stessa, cosa succede? Che praticamente io me lo. Ah, scusami, ho detto che. Ho detto un miliardo di volte, scusami. Allora, la donna qua, di una coppia sana in realtà, volevo dire, la donna qua, lei può avere delle sue idee, può avere delle sue decisioni, lei sente il GPS come lo chiamo io, quindi sente quello che vuole fare, in ogni momento, sa la strada, le idee chiare, tranquilla, sì, ha principalmente le idee chiare sul da farsi, eccoci, e le segue, ascolta l'intuito, quindi fa quelle cose e viva. Mentre appunto quando c'è questa ipnosi in corso, e qui adesso prima mi sono confusa un attimo, questo è l'alieno,
con le idee super chiare, a parte che in quell'altro disegno lui può anche essere un alieno, però semplicemente se lui ha le idee chiare e anche tu non c'è bisogno che lo segui. E invece qui praticamente ti hanno ipnotizzato come, guarda, io l'ho disegnato così, so che sembrerà strano, a me ha aiutato, come se praticamente la tua testa e la sua combaciano. Quando sei da sola, nel senso da sola proprio senza uomo, probabilmente no, però ti interessa sempre quello che pensano gli altri, quindi praticamente tu vedi, non ci sei, non è come qua, che c'è lui, ci sei tu, e quindi ognuno decide per sé qui, sei come tu nella testa dell'altro, e quell'altro, qua sta la tragedia, quell'altro può essere chiunque, può essere quando vai al negozio, può essere il negoziante, quindi tu compri quello che ti dice lui, e quando sei all'università e il professore ti dice lui quale sarà la tua tesi di laurea. E allora la tua testa praticamente non ha la possibilità di fare le tue cose perché tu pensi con la testa dell'altro. E allora, per esempio, i miei genitori definivano sempre le mie cose come sciocchezze. Io non so se quando ero piccola in realtà avevo qualcosa di... Se avessi potuto, che ne so, ideare qualcosa di importante, perché era comunque tutto quello che facevo io era gioco e sciocchezza. E così mi sono sentita per molti, molti anni nella mia vita. Addirittura ho vinto dei concorsi, mi sono sempre sentita in colpa, per esempio, perché c'è un concorso, c'è una commissione, e quella commissione decide che tra tutte quelle persone io vinco il concorso. Quindi si vede che ho preso un punteggio molto alto nel compito scritto, un punteggio molto alto negli orali, un punteggio alto nella prova pratica, e quindi io ho vinto il concorso. E mi ricordo che mi sono sentita come un'intrusa, come una, come si dice? Come una che praticamente si è presa qualcosa che non era suo, che è riuscita a ingannare. Ecco, qualcuno che è riuscito a ingannare la commissione facendo credere. Allora, ci sono 6 ore di compito scritto. E poi c'è l'esame orale in cui ti chiedono, non è una cosa che tu semplicemente con un tipo di abbigliamento. No, cioè non è così, eppure io mi sono sentita così, non è che avevo, non è che a tratti mi sono sentita così, non è che questa cosa subentrava e poi mi spiegavo come posso fare oggi no, che se ho vinto una prova significa che forse si saranno anche sbagliati di poco, ecco, forse, però voglio dire, proprio sentirmi un'intrusa, sentire che le cose sono andate bene per fortuna, ecco. E quello perché gli altri non mi validavano, quindi vincere qualcosa non rientrava in questo concetto, questo pensiero che io avevo di me. E allora una soluzione, tra l'altro, che mi è venuta in mente grazie a questi esercizi che ho fatto in questi giorni, una delle soluzioni, ho notato proprio mentre facevo l'esercizio, perché l'esercizio sta durando già da 2 settimane, ho notato che ci sono delle persone con cui parlo, allora, che non validano quello che dico, però io mi accorgo prima che non valideranno e che dopo comincio a fare attenzione perché mi sento in colpa di dire qualcosa che non è andato bene. Per esempio, stavamo lavorando su un progetto 3 settimane fa, su un progetto che... Su quel progetto in settembre sono già 5-6 anni, forse 7, che io collaboro con questo gruppo e abbiamo sempre fatto in settembre questo piccolo progetto. Ognuno ha il suo compito e noi facciamo sempre ognuno ha il suo compito. Il mio compito, che è poi fare le lezioni alle persone che si iscrivono, il mio compito è preparare le lezioni, ovviamente fare in modo che le persone siano felici e entusiaste. C'è un'altra persona che è un'aliena che ha il compito di promuovere l'evento e io, visto che partecipo già da tanti anni, so la sua modalità, so come lei promuove l'evento. E quest'anno io, anche grazie a tutte le tecniche, però adesso ho talmente tanto lavoro che non ho avuto il tempo di starle così dietro, ascoltare tutti i monologhi perché lei è una narcisista. E allora su due cose
praticamente troncato il discorso perché non avevo tempo e comunque lei ha sempre fatto, cioè non pensavo appunto che lei non ha fatto la pubblicità per questo evento, cioè nel senso che proprio non l'ha fatto, non ci sono stati né volantini in giro, io le ho mandato una bozza a un certo punto di qualcosa che poteva essere il volantino, lei mi ha rimandato la risposta dicendo che c'è troppo testo, sai, boh, adesso non ti spiego. Però io dopo, con un'altra persona che collabora in questo gruppo, ho semplicemente detto, sai, c'erano meno iscritti degli altri anni perché non si è fatto nessun tipo di pubblicità. Non si è fatto nessun tipo di pubblicità perché quella persona effettivamente non ha fatto la pubblicità che ha fatto gli altri anni, io conosco la modalità. Mi sono sentita in colpa come se stessi parlando male dell'altra persona, subito. E mi è sembrato normale perché effettivamente stavo dicendo qualcosa che non di positivo dell'altra persona. E invece poi subito l'altra collaboratrice ha detto ma no, sì, sicuramente si impegna. No. Allora io lo sapevo comunque che i volantini non erano partiti, perché me l'aveva detto la narcisista. Però dicendo varie scuse, no, sì, stanno per partire, però io mi ricordavo gli altri anni com'era. Invece quest'altra collaboratrice continuava a dire, ma no, l'ha fatto come gli altri anni, no, era solo una tua percezione. Allora mi sono accorta che mi sono sentita in colpa di raccontare una cosa che poi non era niente di male, semplicemente ho concluso in modo obiettivo che ci sono stati pochi iscritti perché non è stata fatta la pubblicità. E quindi ho capito chi difende, cioè chi deve dire subito di no quando dice che qualcosa non è stato fatto, che non era niente di grave, però di fatto quando di una sua collaboratrice dici che non ha fatto il lavoro come gli altri anni, chi si precipita subito a dirti di no e quindi non dare valore alla tua percezione? Qualcuno che è uguale all'altra, quindi questo per me era importante perché adesso senza avere esperienza diretta, vedere, testare, se anche quell'altra collaboratrice è aliena, praticamente adesso lo so già, perché altrimenti una persona ti ascolta e ti dice ma no, ma sei sicura, ma come mai? E glielo puoi spiegare, guarda, di solito 3 settimane prima sono già i volantini in giro, le locandine, tu vedi questo evento dappertutto. Quest'anno vedi che no, praticamente si è cominciato a pubblicizzarlo un po' di giorni prima e comunque io non ho visto una locandina, per esempio, queste sono cose obiettive, se non ci sono state, non ci sono state. E questo mi è sembrato importante e mi sono ricordata che molto tempo fa, 20 anni fa, quando io non sapevo ancora queste cose, quindi non sapevo anche le problematiche della famiglia in cui sono nata. Ho fatto un corso, c'era una ragazza sudafricana. Abbiamo in un certo momento si è parlato delle famiglie, io ho raccontato, ognuno ha raccontato un aneddoto, io ho raccontato un aneddoto sulla mia e lei ha continuato a guardarmi dicendo This is not normal, non è normale. E io mi ricordo che ridevo perché per me queste cose, io con le mie amiche, quando raccontavo cosa succedeva a casa mia, le mie amiche già ridevano, no? Nel senso che dicevano sì, allucinano, queste cose, tipo che non andava bene, però io trovavo conforto nelle mie amiche, poi per me la mia famiglia era nel senso normale, nel senso che ci ero abituata. E invece questa Joanne, mi ricordo, mi guardava e continuava a ripetere, guarda che non è normale. E lei era seria mentre me lo stava ripetendo, solo che io ho notato questa sua risposta e tantissime volte mi è tornata in mente dopo negli anni e veniva a validare questa comprensione che poi pian pianino ha cominciato a farsi strada fino a che non ho cominciato ad accettare che effettivamente c'erano delle cose un po' strane. E lei continuava a ripetermi questo e mi è tornata in mente anche in questa, lei, la Joanne, mi è tornata in mente anche in questo esercizio dopo, questo, dopo aver scoperto. Pensato, riflettuto su queste cose, perché la risposta giusta di una persona a cui racconti che ti è successo qualcosa, per esempio con l'alieno, che sono cose strane, le persone non lo sanno, ma se tu racconti a una persona che non è una loro complice, che non è aliena come loro, che non ti dirà subito di no per coprire le proprie malefatte, perché non gli va bene, no? Che si parli apertamente di queste cose, perché se tu parli apertamente del tuo narcisista, qualcuno potrebbe parlare dopo apertamente anche di questa persona che ti sta ascoltando, per questo ti blocca, perché bisogna che all'apparenza sia tutto bene, altrimenti non ha senso che qualcuno, la persona che non sa che esistono gli alieni ti dirà sicuramente no, ma sei sicura? Ti chiederà se sei sicura, no? Di spiegare, ma come mai?
Allora questa Joanne mi torna in mente perché quella è la reazione giusta. Quando tu dici mi è successo qualcosa di alieno col mio partner e questa cosa mi spaventa, mi fa strano, non capisco, sono confusa, non sto bene, l'altra persona dovrebbe chiederti ma per esempio cosa, ma come mai, ma guarda che non è normale, si dovrebbe immedesimare una persona empatica. Quando qualcuno ti comincia a dire di no, o addirittura tu che sei sensibile, ti senti in colpa già prima e tu non ti senti in colpa quando lo racconti a una persona che è aperta, comprensiva e ti ascolta. Ti senti in colpa quando percepisci dell'altro già la chiusura e che diventa ostile. E il tuo inconscio lo percepisce da una postura, la persona si gira, ti dà la spalla, forse da una leggera espressione. Forse dal giro della testa ti comincia a guardare di lato, oppure si può capire semplicemente leggendo, anche se non sai che sta succedendo, ma leggendo proprio i pensieri. Come diceva Einstein, noi siamo tutti collegati con questo campo, che lui diceva non c'è il vuoto tra me e te, non c'è l'aria, c'è un campo sul quale le informazioni viaggiano. Quindi i tuoi pensieri mi toccano. Mi entrano nel mio campo mentale, il tuo campo mentale, per esempio tu stai pensando una canzone e io comincio a canticchiarla, a volte succede, ma succede anche da lontano, per esempio io penso a una persona, quella persona mi chiama, per esempio penso tanto a una persona che non sento da molto tempo, quella persona mi pensa e mi chiama, significa che è stato attivato questo entanglement, si chiama, no? Questa connessione energetica tra di noi. E questa consapevolezza e questa soluzione anche di capire chi, anche se tu non conosci, non hai esperienza, chi di queste persone covert, che quindi tu non puoi capire finché uno non è il tuo partner, è un partner di un'altra povera che lo subisce, tu fuori invece pensi che sia una persona meravigliosa. Come lo pensano tutti, e tu invece come puoi capire anche da questa cosa se prendere difese di un altro narcisista? E appunto tutto questo è un recuperare, oltre a essere la comprensione che ci fa capire meglio, ma è un recuperare uno dei tratti, come si fa con l'esercizio del focus cactus, uno dei tratti che abbiamo completamente abbandonato se siamo finite qua, abbiamo rinunciato a qualsiasi tipo di caratteristica che è presente sull'altro polo dell'equilibrio e quindi la forza, l'arroganza, cioè tutte le arroganza, non volevo dire arroganza, no, ma nel senso la convinzione di poter dire no, ho ragione io, oppure no, sto a casa, ecco quello che poi nel disequilibrio posso diventare arroganza, però in realtà se è presente in noi può essere un modo di affermare noi stessi e comunque anche un modo di difenderci. Allora, cosa si va a recuperare invece con tutto questo discorso che ho fatto io? Una delle caratteristiche che qui sono molto marcate, talmente marcate che sono un disequilibrio, cioè troppo, troppo e troppo sempre di quella cosa, tipico dei narcisisti, vedere il mondo in bianco e nero, dove tu, se sei, per esempio, la figlia è capro espiatorio, o se sei la partner che ormai hai già detto a loro che qualcosa non va, per esempio, no, non va, come mai non mi hai avvisato perché mi tratti così? Allora hai praticamente detto che non sono perfetti, quindi passi dalla parte della nemica. E allora se il mondo è fatto in bianco e nero, tu prima eri bianca, per questo il love bombing, eri bianca, e poi adesso sei nera, sbagliata in tutto. E questo adesso dall'altra parte è proprio il contrario, qua per te tutti gli altri valgono, tutti gli altri valgono, cioè è proprio il contrario di vedere il mondo in bianco e nero, tu lo vedi proprio invece che tutti sono tutto e quindi tu sicuramente hai le tue colpe, anche quando qualcuno ti manda il pronto soccorso perché ti ha messo KO, comunque anche tu forse hai sbagliato di dire, non dovevi, no? E quindi è tutto molto relativo, no? Tutto troppo relativo. Ecco, però c'è un equilibrio dove sì, è tutto relativo, però è anche tutto volendo classificabile, volendo guardare le caratteristiche. E allora potremmo anche dire che un po' con questa consapevolezza andiamo a recuperare. Io vedo che grazie a questo, adesso che capisco questo, vado a recuperare un po' il bianco e il nero. Non che adesso una persona o sei bianco o sei nero, fine. Ma quando io capisco che sei narcisista, se ho deciso di volermi togliere, che non voglio averci a che fare con i narcisisti, perché è inutile che mi intrattengo su questa circonferenza se mi voglio avvicinare al centro, allora io semplicemente una cosa che una volta non avrei mai fatto,
cancello dalla rubrica mentale quella persona, non voglio più averci a che fare. È indifferente se io perdo il posto, non farò più quei corsi, farò altri corsi. Adesso io con questo sono più fiscale, grazie a questa comprensione, e quindi sto recuperando qualcosa che invece a cui ho voluto rinunciare per non diventare mai così. Per essere sicura di non essere mai così, ho rinunciato a tutte le caratteristiche perché mi sono spaventata di qualcosa che ho visto qua. E invece adesso questa è una delle cose che si recupera. Quindi invece di tutto relativo, povero anche lui, però anche lui ha avuto problemi, genitori, sì, siamo tutti coi genitori problematici, quindi molta compassione. Sì, va bene, ma se anche questo è troppo diventa disequilibrio e tu stai male, come abbiamo visto. Invece è la confusione, no? Perché adesso non capisco perché lui mi giudica. Tu vuoi spiegare a lui, no, che non tu, è tutto in realtà lì è relativo, nel senso che tu non volevi, cioè tu volevi fare una cosa, però poi non sei sicura, cioè puoi anche cambiare, e tu gli hai detto una cosa, però adesso ti stai tirando indietro, tutto così senza troppi confini. Per lui invece è bianco e nero. Adesso, avvicinandoci verso il centro, quando facciamo questi esercizi di autorigenitoraggio, di consapevolezza soprattutto, di scelta, scelgo quello che voglio essere. Allora ecco che qui posso andare a scegliere. Io vedo che tu hai dei tratti narcisistici, non voglio più averci a che fare. Quindi io proprio decido che fine, come quando butto via un oggetto, poi tipico delle persone codipendenti, non buttano via niente, perché anche la più piccola, non so, lo stuzzicadenti rotto, e comunque lo conservi perché lo potrai usare forse per pulire qualche fuga. Questo è proprio tipico della persona che valida tanto gli altri, ma valida anche uno stuzzicadenti. Non pensa che adesso andare a prendere nel ripostiglio la scatola con gli oggetti che tu usi per pulire, per metterci dentro lo stuzzicadenti rotto, capito? È un dispendio, cioè le cose lo puoi fare se ti piace, però questo essere schiavi del fuori che comanda anche gli oggetti, no? Di prendersi sempre cura degli oggetti. E invece vedere questo mondo, non dico in bianco e nero, però un po' più in versione scelta, perché vederlo in bianco e nero significa proprio categorie separate, o sei con me o sei contro di me, fine. Però c'è un passo prima, quindi al centro dell'equilibrio, dove invece questo bianco e nero diventa una cosa equilibrata, la capacità di scegliere. Potrei dire tu sei mio, tu non sei mio. Cioè questo oggetto mi serve, a me piace tenermi lo stuzzicadente, e quest'altro oggetto invece non è mio. Forse qualcuno mi ha anche regalato qualcosa di importantissimo, una pietra che pulisce l'ambiente, però a me quella pietra non piace, e anche se vale molto, io tengo lo stuzzicadente perché mi piace avere qualcosa per pulire le fughe, però do via. Devo dare via le cose che non sono mie, perché non comandano loro, e quindi io non devo avere una pietra che la lavo e la metto sotto la luna, tutta la procedura, e devo andare, perché non sono una persona che piacciono tanto le pietre, quindi devo andare a leggere su internet come si trattano le pietre, poi fare tutti quei processi, per cosa, no? È tutto tempo che viene rubato la mia vita. Questo è quello che nell'alieno è il vedere il mondo in bianco e nero. Loro vedono il mondo in bianco e nero perché sono capaci di scegliere, però scelgono proprio il bianco e nero, proprio l'estremo, no? Scelgono troppo in fretta. Tu non li vai bene per una cosa che hai fatto, tac, vai subito nella categoria tutto male. I suoi collaboratori possono anche sbagliare qualcosa, possono anche, e sono, rimangono sempre nella categoria bianchi, perché così deve essere, no? Questa chiarezza: se collabori con me, sei della squadra, ti difendo sempre. Se invece disturbi, diventi il nemico. Ecco, riprendere questa capacità di scegliere significa anche prendersi la libertà, appunto, di cancellare le persone. E qui accenno solo un attimo al no contact fisico, perché mi è stata fatta una domanda recentemente quando io ho fatto il no contact fisico, però ne parlo in un altro video perché è stato dopo tutta una serie di cose che ho fatto prima mentalmente, quindi per me almeno era la procedura più giusta, perché adesso a volte mi torna in mente, oddio, ho cancellato quelle persone, se gli serve qualcosa, però dopo ho sempre l'occasione, cioè ho sempre questa, questo,
questa certezza che io ho fatto tanto prima di andare in no contact fisico, nel senso che mi sono occupata di quelle persone, forse preoccupata di quelle persone, ci ho messo tanto tempo per rispondere in narcisiano, per conoscerli meglio, per vedere quando rispondevo in narcisiano loro si tradivano, si mostravano per quello che sono, intolleranti, e quindi anche ecco, allora mi ricordo e dico sì, ma però. Se non era necessario quella volta, oppure se non apprezzavano quella volta e se comunque si accanivano quella volta, non è che adesso gli devo qualcosa e che devo per forza andare a vedere se ci sono altri messaggi nei quali si accaniscono verso di me. E allora questa persona mi ha chiesto come mai c'è questo no contact mentale, fisico, scusami, se quanto tempo bisogna fare il no contact mentale prima con un ragazzo che lei ha praticamente conosciuto da poco. In realtà, se conosci una persona da poco, basta un messaggio di saluto, dici guarda, in realtà ho capito che questa cosa non funziona, adesso non ho tempo e quindi blocchi la persona che vuoi bloccare subito. Ma non con l'idea che, oddio, lui è narcisista, quindi per punizione, semplicemente perché come scegli di non avere quella pietra a casa, perché non hai tempo di occupartene, così scegli di non perdere neanche 2 secondi per leggere quel messaggio e rispondere in narcisiano a qualcuno che hai appena conosciuto, che grazie adesso alla tua conoscenza scopri subito che è un narcisista, non ti piace tantissimo, quindi non andrai neanche lì a assicurarti se lo è, se non lo è, a parte che ci sono stati un po' di segni, praticamente lo è, e tu semplicemente lo cancelli, quindi risparmi tempo. Prima ovviamente lo saluti, io propongo sempre di fare le persone gentili, quindi dici guarda, in realtà ho poco tempo e quindi io secondo me meglio che non ci sentiamo più, e grazie intanto e così, fine. Ecco, questo è tutto per oggi. Sì, scusa, stavo controllando se c'era anche qualcosa. Ah, qui ho preso, sì, non un altro appunto, però boh, forse adesso non è importante. Sì, forse è importante. A proposito dei sensi di colpa, c'era anche quest'altra cosa che non si vuole dire a un'altra persona, per esempio, qualcuno ruba e tu non vuoi dire. Usare i termini come ladro o una persona malvagia o per esempio pedofilo, no? Se una persona adulta si fa dei giochi sessuali con un bambino è un pedofilo, quindi si può dire ecco, queste parole e questo è tipico se ti senti in colpa di usare queste parole è perché qualcuno quando eri piccola probabilmente non ti ha permesso di mettere luce su queste cose, no? Non si poteva dire che esiste la malvagità, perché dopo eri malvagia tu, perché lo hai visto, non dovevi vederlo, non dovevi capirlo e soprattutto non lo devi dire che l'hai visto e quindi è stata comunque colpa tua in qualche maniera. Bene, ti saluto, mi rendo conto che non era proprio chiarissima la spiegazione. Però sono cose tipiche quando mi sta appena succedendo e così, perché sono cose che appunto capisco in una profondità più profonda da poco, allora forse non lo spiego bene. Nel caso si capisce poco, più in là, quando l'avrò metabolizzato, posso registrare un altro video parlandone se interessa. Ti abbraccio, spero che sia stato utile e se vuoi dammi qualche feedback, ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!